E ciao a tutti da Mostrarito e benvenuti in questo nuovo video, nuovo unboxing. Non lo facevo da veramente tantissimo tempo e ho colto la palla, o meglio, le ruote al balzo, perché davvero, ragazzi, ho trovato un'offerta da urlo su un sito che si chiama CK Models. Ora, ho fatto finta di leggerci perché non ci vedo una mazza, quindi mi metto un po' gli occhiali e ragazzuoli, oggi mi raccomando, tanti bei mi piace. Iscrivetevi al canale perché non fa mai male e vi porto con questa modesta GoPro, a inquadrare me stesso medesimo mentre unboxo con quest'altra telecamera, che in realtà questa invece è una Sony, la telecamera che utilizzo sempre più o meno per i vlog. E questo è il pacco gigantesco che mi è arrivato. Questo pacco contiene diverse cose, contiene 12, 13, 14 modellini, poi vi dirò il prezzo totale perché c'erano degli sconti assurdi. E poi, questo ve lo devo proprio dire, io sono andato in edicola come una persona normalissima che va in edicola per acquistare solo una cosa, ovvero l'action figure di Iron Man, che era la prima uscita e costava 2,99 euro, e poi ho visto alcuni modellini. Dei modellini che non avrei dovuto vedere, perché quando li ho visti ho detto: sono grandi, sono in scala 1,24, che fai? Non li prendi? Ma certo che li prendi, e quindi ho fatto il danno. E il danno ora lo vedete, perché la prima uscita di queste vetture da collezione in scala 1,24, sinceramente non sapevo dell'esistenza di questa di questa collezione, insomma. E la prima uscita era la meravigliosa McLaren MP44 di Ayrton Senna, però non c'è Ayrton Senna alla guida, c'è il numero. Questa vettura era micidiale, vinse 15 di 16 Gran Premi e dominò il campionato. Pensate che l'unico Gran Premio che non hanno vinto è stato per dei problemi tecnici, dove si sono dovuti ritirare entrambi i piloti, Prost e Senna erano i piloti appunto all'epoca, e quel Gran Premio lo vinse la Ferrari ed era il Gran Premio di Monza, il primo Gran Premio dopo la morte di Enzo Ferrari. Mi sono informato, ragazzi, su tutte le macchine e i modellini che ho preso, e oltre a questo modellino che è costato 15 euro, ho comprato la Ferrari del 2007, quella che diede a Kimi Raikkonen il mondiale piloti negli ultimi due Gran Premi, sappiamo benissimo. Questa qui è edizione Brasile ed è spettacolare, sono veramente belle. Ma non mi sono fermato qui perché poi ho deciso di acquistare la Benetton B195, la vettura con la quale Michael Schumacher ottenne il suo secondo titolo iridato, non stavolta buttando fuori qualcuno o comunque facendosi buttare fuori da qualcuno, ovvero Damon Hill. In questo caso la vettura era veramente molto competitiva, tra l'altro la più vincente della scuderia anglo-italiana, con base mi pare a Treviso, ora non ricordo bene, però la Benetton è comunque un gran team del quale vorrei parlare. Comunque non voglio perdermi troppo in chiacchiere perché veramente ho tante cose da dire, non voglio che questo video duri tantissimo. Inoltre questo è il casco di Alain Prost, un pilota stra sottovalutato, sinceramente penso che non si capisca molto bene la velocità effettiva, la bravura effettiva di questo pilota francese. Questo è il casco di Prost ai tempi della Ferrari, dove doveva vincere il mondiale nel 90, ma nel 90 è successo quello che è successo a Suzuka in curva 1. Ma adesso non perdiamoci in chiacchiere ulteriormente, perché qui abbiamo un bel po' di roba da, eccolo qui, non so aprire, un bel po' di roba da unboxare. Ragazzi, veramente ho trovato un'offerta assurda mentre girovagavo su Facebook. Facebook effettivamente serve qualcosa e non è il marketplace. Io poi, tra l'altro, non ho nessuna collaborazione con questo sito, vorrei averlo in realtà, ma non ho nessuna collaborazione e correlazione. Infatti, su Instagram poi voi siete letteralmente scoppiati una volta che vi ho detto che c'era un sito che vendeva cose a un prezzo scandaloso, scandaloso, e spettacolare, fantastico, davvero. Allora, ci sono vetture qui che non vi aspettate, vetture che hanno invece vinto, piloti che hanno invece vinto con certe vetture dei titoli mondiali e vetture che mi piacciono, però ce n'è una che secondo me nemmeno sapete dell'esistenza, sinceramente. E dopo vi dirò appunto il prezzo. Ora voglio spacchettare, però non voglio nemmeno farvele vedere troppo, ragazzi, è troppo. Voglio tenervele un pochino nascoste. Oh, iniziamo con quella. Oh, ok, iniziamo con la Brabham Ford BT49C di Nelson Piquet del Germany GP dell'81. Tra l'altro, Piquet vinse uno dei tre titoli mondiali con questa qui.
con questa vettura nell'81. È stato un mondiale abbastanza dominato da parte sua, con una Brabham che comunque ha una storia fantastica di oltre 30 anni. Tra l'altro questa vettura, se non vado errato, ottimizzava tantissimo l'effetto suolo, che era una caratteristica di quegli anni, e sinceramente fantastica e molto bella la Brabham come vettura, ed era anche abbastanza, sì, squadrata ma sinuosa, sinceramente. Prossima vettura, andiamo a Casaccio, ed è, attenzione, oh mamma mia, la Lotus 72D di Emerson Fittipaldi. Questa, ragazzi, una delle vetture più belle ed iconiche che si trovano anche sui videogiochi, ecco. Si trova questa e un'altra vettura, forse la 49, sempre Lotus, la Type 49. Questa è una delle vetture più fantastiche, più belle, con cui Emerson, tra l'altro, vinse il campionato proprio in quell'anno. Uno dei due, mi pare, titoli mondiali che Emerson si portò a casa. Vedete quanto è stretta come vettura? Vedete come a distanza di 10 stagioni le vetture erano completamente diverse. Ora, se si va indietro dal 2021 al 2011, più o meno comunque questa differenza si trova, perché le vetture di adesso sono molto larghe, mentre quelle di una volta erano un pochino più strette. Comunque questa rimarrà nella storia anche per la livrea nero oro, perché la Lotus comunque era un pezzo d'arte, un pezzo veramente d'arte. Andiamo avanti con... Attenzione, questa ha una scatola un pochino diversa. Cos'è? Perché è così questa? Perché c'è un... infatti è proprio quella... No, questa qui non ve la voglio far vedere, questa qui la aspettiamo un pochino più tardi. Non ve la voglio far vedere perché è l'unica macchina che non fa parte della Formula 1, ma la volevo prendere perché mi piace come estetica, semplicemente dal punto di vista mero e puro estetico. Andiamo avanti con... Ah, questa qui è chiara. La 312 T4 del 79, ovvero la Ferrari che diede a Jody Scheckter il titolo iridato, l'unico pilota, se non vado errato, sudafricano a vincere un mondiale. Tra l'altro anche un mondiale giocato con tra gentleman, diciamo, tra Gilles Villeneuve e Jody, che erano nello stesso team e che vinsero appunto portarono a casa anche il costruttore. Insomma, diciamo che quell'anno Ferrari era un'altra cosa. È comunque storica e comunque ha un certo valore questa auto, perché dopo 21 anni poi tornarono a vincere nel 2000. E a proposito del 2000, se la trovo, però questo è culo perché come vedete io non sto guardando, se la trovo troviamo anche... No, non è quella, non è quella vettura, però... vi assicuro, ragazzi, che ce n'è una che non vi aspettate, anche quella. Questa invece è un'altra Brabham, la BT44B, spettacolare, ragazzi. Questa dovrebbe avere il motore BMW, forse, credo, o no, non lo so. Praticamente la Brabham BT44B di José Carlos Pace. E questo è un pilota purtroppo molto sfortunato, al quale magari voi ricorderete sicuramente l'autodromo di Interlagos ha praticamente regalato e denominato l'autodromo José Carlos Pace. José vinse solo un gran premio, tra l'altro proprio quello del Brasile, e poi morì in un incidente aereo, poverino. Insomma, tosta. Tra l'altro ho voluto scegliere la vettura con Carlos Pace dentro perché è proprio caratteristico. Mi viene proprio in mente l'unica vittoria che ha vinto in Brasile è l'autodromo di Interlagos, che è spettacolare. Tra l'altro morì nei primi anni 80, se non vado errato. Comunque, purtroppo un incidente brutto, ecco, molto brutto. La prossima vettura, oh, questa è quella che non vi aspettavate di certo, ed è quella dove sinceramente mi sono un po' informato. Questa qui è la Ferrari 375 F1 del 52. Mi sono un po' informato su questa vettura e forse non è proprio giusto chiamarla 375 ma 500. Comunque, il pilota alla guida, o meglio, i due piloti alla guida, comunque Louis Rosier e Decoury Rosier, sono questi due piloti qua francesi, hanno comperato, diciamo, delle Ferrari per competere poi nel campionato del 52. La Ferrari che vedete in questo preciso momento non è che è proprio riconosciuta come una Ferrari che ha ottenuto dei grandi risultati, o proprio dei risultati. Hanno corso con questa Ferrari, però è un po' tarocca, diciamo, perché la Ferrari blu in realtà esiste ed è a corso, se non vado errato, nel 64-65, forse nel 64. Non è così, non era assolutamente questa. Però la 375, io ve ne ho parlato della Ferrari Indy 375,
che nel REC, me ne ho proprio parlato lì, se non vado errato, ha cercato il miracolo alla 500 miglia di Indianapolis, che all'epoca, nei primi 10 anni della Formula 1, dal 50 al 60, la Formula 1 proprio correva proprio ad Indianapolis. Vinse sempre la Curtis Craft praticamente. Infatti, ci sono 10 vittorie, comunque un sacco di vittorie della Curtis Craft, vettura che non si sentiva se non in America. E questa mi pare che abbia partecipato la 375 F1 a Indianapolis. Comunque è particolare, un pezzo pregiato perché è una Ferrari, ma non è una Ferrari. È particolare, ecco, come se fosse una Ferrari non riconosciuta, però è una Ferrari. Ok, andiamo avanti con altre vetture. Questa. Ora, non so perché ho acquistato questa vettura qui. Questa qui è la March Judd 881 di Maurizio Gugelmin. Sinceramente, il pilota non l'ho mai sentito. Corse Ivan Capelli con questa March quando era March Leighton House. Ed è una vettura di bassi fondi in realtà, mai estremamente competitiva se non ricordo male, però mi piaceva la livrea e costava veramente poco. Ho detto: ma sì, dai, ma sì, ma prendiamola, che tanto che ce fotte, che ce frega, e ho deciso di comprarla. E sinceramente è una vettura abbastanza carina. Voglio dire, questo azzurro qui non mi ricorda nemmeno la Renault o la Benetton. Sinceramente, è un colore così strano, senza sponsor, che vabbè, dico ok, la prendo perché costa 6 euro. Via, costava 6 euro da 14 che era. Andiamo avanti perché ce ne sono ancora, ragazzi. Sto veramente parlando tantissimo, però sono straeccitato. E andiamo avanti con una delle Ferrari che ha vinto il mondiale, ovvero sì, la Ferrari 246 F1 di Mike Hawthorn. Purtroppo non c'è Mike Hawthorn alla guida. Mike Hawthorn è un pilota che ha vinto il mondiale con Ferrari, e insieme, se non vado errato, a Phil Hill, è il pilota che ha ottenuto meno vittorie nel corso della sua carriera in Formula 1 e ha vinto un mondiale, 3 vittorie. Tra l'altro, vinse anche la tragica, veramente tragica Le Mans 55, Mike Hawthorn, quella dove morirono più di 80 spettatori, un sacco di persone, e da lì poi un sacco di circuiti, un sacco di cose sono successe. Penso che ve ne parlerò perché è veramente stato l'evento più brutto, più drammatico della storia del motorsport. E Mike Hawthorn morì invece, da quello che ho letto, subito dopo il campionato. Sì, mi pare di sì, subito dopo il campionato, l'anno successivo, però in una gara forse clandestina o comunque perdendo il controllo di una vettura, in strada. Morì sul colpo, da quello che so. Ovviamente erano brutti tempi gli anni 50, bei tempi, ma brutti tempi allo stesso tempo. E qui è arrivata la vettura che vi dicevo prima, che l'ho comprata solo perché è figa, ma come la marcia, non è che ha molto da dire, e soprattutto il pilota Riccardo Zonta, che ha ottenuto non grandissimi risultati nel corso della sua carriera in Formula 1, è sicuramente ricordato Riccardo Zonta per un episodio dove lui ha fatto la comparsa, però ha fatto la comparsa di uno dei sorpassi più belli della storia del motorsport. Poi la barra era fantastica, dai. La barra era fantastica, ma preferivo quella del 99 che aveva, se vi ricordate, le due livree spezzate. Oh, queste invece fanno parte della collezione che ho anche io, non ricordo bene. Comunque si parla della Williams FW15C, o comunque la FW15C, di Alain Prost, che vinse il campionato. Pensate che Prost si ritirò, anzi, si prese un anno sabbatico nel 92, dove vinse Mansell, sempre con la Williams, e nel 93 tornò e batté il compagno di squadra, che era però Damon Hill, se non vado errato. E Damon Hill poi vinse più avanti, comunque, dopo il mondiale del 93 si ritirò definitivamente, praticamente, Alain Prost. Questa vettura fu ideata da Adrian Newey, che portava tante di quelle invenzioni. Tra l'altro, metà di quell'anno, questa cosa qui chiaramente l'ho letta perché l'ho letta qualche giorno fa, a metà di quell'anno introdussero una specie di controllo di trazione, quindi introdussero, oltre alle tante innovazioni, anche il controllo di trazione, che era una genialata ai tempi. E tanta roba questa vettura. Andiamo avanti perché non è finita qui, ragazzi, non è finita qui, ne ho ancora di roba in realtà. Sono bellissime comunque. Eccola qui. Questa invece è Phil Hill. Questo qui invece è Phil Hill con una vettura che sembra
avere, se sembra la Citroën, come si chiama? Mi, che ha due lati uguali, no, scherzo naturalmente, questo è Phil Hill, che non ha niente a che vedere con Graham e Damon Hill, loro sono papà e figlio, questo qui, cioè questo qui, Phil invece è stato un pilota forse americano, se non vado errato, e nulla, non ho niente da dirvi se non che ha tre vittorie all'attivo e un mondiale appunto nel 61, il buon Phil. Bella vettura comunque questa, mamma mia, che spettacolo, guardate che bella! Davanti è spettacolare, mi rimangio ogni parola di quello che ho detto prima, veramente mi rimangio tutto. Comunque è tutto licenza Ferrari, tutto versione strano, tutto come piace a Ferrari, tutto particolare, questa ragazzi, questa. Questa è la Brabham dell'83, vedete come cambia la Brabham dell'83 da quella dell'81? Questa è un siluro e vinse il mondiale anche nell'83 Nelson Piquet. Una roba spettacolare! Questa vettura è bellissima, io l'ho presa perché è una delle più belle esteticamente che io abbia mai visto e dove la Formula E ha preso un pochino spunto per il frontale. No, veramente micidiale, fantastica. Peccato che non c'è il pilota all'interno. Dovrei avere ancora una chicca da qualche parte di un pilota campione del mondo che forse nessuno si ricorda. E onestamente anche io prima di aver acquistato il modellino non mi ricordavo perché non so fare come Vettel che torna indietro nel tempo e vi so dire. Ed è questa, ed è proprio questa, la Brabham BT24 di Dennis Holm. Halmi, no, penso che sia Dennis Halm. Praticamente è un'altra volta una Brabham. E questo Dennis vinse e venne sfrattato, venne licenziato, perché vinse ai danni di Jack Brabham, che era oltre che proprietario del team Brabham anche un pilota. E vinse il titolo e venne licenziato perché non poteva vincere il titolo, doveva vincerlo Jack. Fantastica questa cosa qua. Diciamo che Jack Brabham era grandissimo pilota, ma anche a quanto pare molto, molto orgoglioso. Ecco, oserei dire, questa comunque è bellissima. A parte tutto, questa qui è fantastica. Che bella quella Formula 1 di quei tempi. Ma perché? Ma perché, ragazzi, siamo diventati. Possiamo perdere, andiamo avanti. Vabbè, lasciamo perdere. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. E Juan Manuel Fangio, non poteva mancare. Juan Manuel Fangio. Questa è la Ferrari D50. Tra l'altro, di questa Ferrari bisogna parlare un pochino perché, vabbè, Fangio ha vinto uno dei 5 mondiali con Ferrari. Questo era sudato. In realtà, forse due ne ha vinti con. No, forse no, due titoli li ha vinti con la Mercedes. Lui ha vinto con 4 scuderie diverse e uno con la Ferrari sicuro, che è questo qua. Allora, questa Ferrari in realtà era in collaborazione con Lancia. Lancia si ritirò dalle competizioni dopo la morte di Ascari, dopo il 54-55, non ricordo quando morì Alberto Ascari, e creò questa vettura comunque nel 53-54, e con questa vettura riuscirono insieme a Fangio, infatti, e Ferrari a vincere il mondiale del 56. Tra l'altro, è una cosa molto, molto figa perché è stata l'unica vettura praticamente Lancia a vincere qualcosa in Formula 1. Quindi, questa era una collaborazione particolare con Lancia e Ferrari. I due spessori laterali che vedete a fianco del pilota non erano altro che serbatoi per la benzina, perché comunque consumavano litri, litri, litri di benzina. Forse ho terminato tutto, ragazzi. Ora vi lascio 5 secondi per pensare a quanti soldi ho speso per 14 modellini, perché adesso ho fatto il conto bene, sono 14. Tan 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 tan. 140 euro. 140 euro per 14 modellini. Cade tutto e attenzione perché arriva il modellino speciale che probabilmente hanno messo a parte, cioè hanno messo in questa scatola per dire escludiamola dalla Formula 1 perché questa è un'altra cosa. E che cos'è quest'altra cosa? Non è niente proprio di meno che una vettura che onestamente fa godere, ovvero la Formula E, una vettura di Formula E, la 99X Electric di André Lotterer, un gran pilota, André Lotterer, e una vettura che comunque a me piace veramente tantissimo. Credo che sia molto bella esteticamente la Formula E della seconda generazione, ma anche la prima in realtà non se la passa male. E questo è praticamente il mio qualcosa in più. Ho detto, ma sì, compriamola e pensate un po',
dopo avervi detto, dopo aver comprato, avervi detto che c'era questo sito pazzesco che vendeva cose a pochissimo prezzo, mi avete mandato un sacco di ordini che avete fatto voi. Tra l'altro c'era anche quella, la vettura a Toro Rosso di Sebastian Vettel di Monza 2008. Io non l'ho trovata, non l'ho vista perché mi sono fissato con la March. Con la March mi sono fissato, ho detto ora compro questa. E non ho visto la Toro Rosso del 2008. Ce ne sono tante ragazze di vetture che meriterebbero. Per esempio, io prenderei ogni vettura del 2007-2008 perché erano gli anni in cui mi facevano impazzire anche i baffi sopra il muso. Ero veramente impazzito per quell'epoca. Spero di avervi, non so, inondato di nerdità, comunque di avervi fatto sapere qualcosina di più riguardo alla Formula 1, avervi fatto conoscere qualcosina che magari non conoscevate. Io sono un grande nerd della Formula 1, lo sapete, grande passione e grandi cose. Mettete un bel mi piace, ve lo ricordo. E noi ci vediamo prestissimo. Ricordatevi che questa è solo una piccolissima parte delle vetture che in realtà io ho già collezionate in passato. E ci sono vetture che nessuno si andrebbe a cacare. Perché? Perché io sono un amante delle vetture di bassa classifica, dei bassi fondi. Io ti favo sutil, che cosa volete da me? E poi sono un collezionista anche di energy drink e ne ho tantissime, penso da Guinness World Record. Vabbè, questa è un'altra storia, vedrete in futuro. Ciao ciao!